0, 5, 5, sta. Andiamo io, andiamo io appena più. È stata una ulteriore verifica che credo sia servita a dimostrare che nessun interessamento, neppure marginale, c'è stato da parte mia, perché questo è stato oggetto di una domanda precisa fatta all'avvocato Brancato a favore di alcuna ditta, nel senso che, come d'altronde era pacifico, io non sono intervenuto per sollecitare, raccomandare, segnalare, chiedere informazione su alcuna delle ditte che sono titolari di contratti per il mercato agroalimentare. Che le altre regioni debbano lavorare per conquistare l'autodeterminazione, che è la vera autonomia, e il decidere da noi quale deve essere la nostra sorte in materia fiscale, in materia di credito e quindi di banche, in materia di infrastrutture, piuttosto che dire rielargiamo questa o quell'altra elemosina. Un'autonomia adulta che non è fatta di rivendicazioni, ci dai più soldi dallo Stato e noi stiamo tranquilli. Governiamoci da noi, basta che noi ci governiamo da noi, perché come ha detto qualcuno in questi giorni, siamo noi che serviamo all'Italia piuttosto che l'Italia regalarci qualcosa per servire. Sono stato contento della vittoria ovviamente di Miccichè, per il quale mi sono battuto esattamente lunedì scorso, non ieri ma l'altro, qui dinanzi a 2500 persone e molti vostri colleghi. Ho spiegato le ragioni per cui era conveniente, oltre che serio e giusto, votare per Miccichè. È stato eletto Crocetta, ne prendo atto con piacere, penso che possa essere un buon presidente della regione, perché no? Il problema della maggioranza, la convergenza occasionale o stabile, sarà un problema che affronterà lui, naturalmente con le forze politiche e con i gruppi parlamentari. Non mi pongo il problema, non mi interessa, seguirò dai giornali quello che succede. Ma quindi, visto questi numeri, ci sarà comunque la possibilità che lui debba chiedere aiuto al partito di Siciliano? Ma io credo che lui si organizzerà per come ritiene più opportuno, con la sua coalizione e poi rivolgendosi all'Aula di volta in volta, stabilmente, non lo so, io non interloquirò per nessuna ragione su un argomento del genere, con lui né con altri, assolutamente. Secondo lei è più naturale un'alleanza con il Movimento 5 Stelle o con voi? Ho letto che il Movimento 5 Stelle non si alleerà con nessuno. Devo dirvi che dalle cose che sento da parte di questi consigli deputati regionali del 5 Stelle li trovo molto ragionevoli e sereni nella valutazione e nel giudizio e anche apprezzabili per molti versi. Dicono delle cose sensate e ragionevoli. Quindi ha cambiato idea rispetto a quando li definì 80 sconosciuti con un profeta? Ma non c'è dubbio che tra di loro sono sconosciuti. Il problema è quando vincono e poi devono andare a governare. Loro sono problemi, perché è difficile. È successo a Parma, ad esempio, fare lavorare insieme persone che non si conoscono. Io ho sentito dire alcune cose ragionevoli.